Raga, finalmente siamo a dicembre, l'altro mese di uscita dei calciatori Panini 2022. Raccolta forse più attesa per noi italiani. E io, come voi, non vedo l'ora che esca, ovviamente. Collezionisti! Cosa andremo a spacchettare oggi? Probabilmente l'avete anche già letto dal titolo. Oggi, raga, andremo a spacchettare la bellissima team box targata Topps della Champions League, con all'interno 90 sticker più 4 sticker card Oro Limited Edition. Moltissimi di voi, raga, mi avete chiesto sotto nei commenti di andare a spacchettarlo, e quindi oggi siamo qui a proprio fare questo. Se volete un altro spacchettamento riguardante questa raccolta, magari con un box intero, vi chiedo, raga, almeno 900 like. Io non ne ho bisogno, però se arrivassero questi 900 like, ci sarà da aprire un'altra volta il portafoglio. Poi, raga, per i più malati di collezionismo, andremo a spacchettare un blister di questa meravigliosa raccolta, che è la collezione della Liga. E come ben sapete, questo è il 50° anniversario, quindi rende la raccolta ancora più devastante. Raga, questo posso dirvelo con certezza, è la raccolta che nel 2021 mi è piaciuta di più. Magari fatemi sapere sotto nei commenti se volete un altro spacchettamento riguardante questa raccolta. Prima di andare di là a spacchettare tutta questa bella roba, vi ricordo di iscrivervi al canale che si trova proprio qua sotto, è completamente gratuito, e come ben sapete, questo è un canale di malati di collezionismo come me. Vi ricordo anche che se volete sempre essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Panini, su tutte le rookie, su tutte le esaurite, vi lascio il link in descrizione della mia pagina Instagram, che con le mie storie, raga, siete sempre aggiornati su tutto. Raga, su tutto! Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo di là a spacchettare. Eccoci qua, ragazzi, pronti a spacchettare soprattutto queste due perle, quella di destra forse un pochino più per malati di collezionismo, quindi magari per il momento accantoniamola. Ora però concentriamoci su questa team box targata Topps. Prezzo di 9,99 e abbiamo 90 stickers che dovrebbero essere all'incirca 9 pacchetti più 4 sticker cards Oro Limited Edition. Ora apriamoci la tin e andiamo anche ad aprire questa bellissima tin. Come plausibile ci sono 9 pacchetti e come magari poteva accadere un pacchettone con 90 figurine. Poi abbiamo le 4 Limited Edition che sono quella di Chiellini che non avevo ancora. Donnarumma è doppia ma sono felice perché Donnarumma è un gran bel giocatore. Modric veramente devastante. E poi abbiamo Sancho del Manchester United. Ora però, ragazzi, passiamo ai pacchetti e andiamo subito con il primo, dai! Abbiamo Hotshot Memphis Depay. Poi abbiamo un giocatore dello Sheriff, lo scudettino dell'Inter, molto bello, Maele dell'Atalanta. Poi abbiamo Bruno Fernandes, gran top player, Bamba dell'Lille. Poi abbiamo mezzo stadio del Parco dei Principi. Poi abbiamo Rekik del Siviglia, Forsberg dell'Ipsia. E il poster di Atene 2007, anno vincitrice del Milan. Andiamo velocissimamente con il secondo pack, dai. E abbiamo un giocatore del Malmo che non sto qua a pronunciare perché, raga, capitemi. Poi abbiamo Samir dell'Inter, Aaron Ramsey della Juve, Gundogan del Manchester City, mezzo stadio del Villarreal, un giocatore della Dinamo Kiev, mezzo stadio non lo riconosco, poi abbiamo un giocatore del Wolfsburg, Patrick dello Shakhtar e un giocatore dello Zenit. Pack dopo, vediamo, siamo già al terzo in realtà, e partiamo fortissimo con Haaland Hotshot, veramente una gran bella figurina che va sicuramente ad aggiungersi alla mia collezione. Poi abbiamo lo scudetto dello Sporting, Duvan Zapata della Tante, che tra l'altro c'ho al Fanta, Pogba, raga, gran bel pacchetto questo per ora. Poi abbiamo Icone del Lille, Henry del Bruges, poi abbiamo Delaney del Siviglia, mezzo stadio, poi abbiamo Zajc del Chelsea e un giocatore dello Sheriff. Subito con il prossimo pack, vediamo chi ci dirà ora. Abbiamo una Rising Star classe 2002 dello Zenit, poi abbiamo Coates dello Sporting, il poster di Monaco 97, Luke Shaw del Manchester United, Borzor del Malmo, Karaviev della Dinamo Kiev, mezzo stadio, poi abbiamo Roussillon del Wolfsburg, altro mezzo stadio, poi abbiamo Cardiff 2017. Andiamo ancora con un altro pack, siamo già al quinto. Abbiamo Hotshot Tadic. Poi abbiamo lo scudo del Villarreal, molto bello, De Ligt della Juve, molto bella anche questa, mezzo stadio del Bayern, poi abbiamo Jonathan David, raga, questo devastante, tenetelo in considerazione perché è un gran bel giocatore, poi abbiamo Lammens del Bruges, Rakitic del Siviglia, il poster di Atene 94, Solet del Salisburgo e un giocatore dello Zenit. Andiamo con l'ultimo pack per poi passare a quelli della Liga, gli altri ci teniamo per la prossima volta, e abbiamo Gonzalo Ramos, classe 2001, Rising Star del Benfica, poi abbiamo Mario Gaspar del Villarreal, Miranchuk dell'Atalanta, Sterling, raga, bel giocatore questo del City. Logo Champions League della Topps. Poi abbiamo mezzo stadio del Benfica, Courtois del Real Madrid, Poulsen dell'Ipsia, poi abbiamo Matviyenko dello Shakhtar e mezzo stadio dello Sheriff. Raga, questo è il bottino che ci siamo portati a casa. Mancano ancora 3 pacchetti, ma ce lo teniamo per il prossimo video. Questa è sicuramente la figurina che mi fa più felice. Prima di passare al blister della Liga, spacchettiamoci un pacchetto Adrenaline così per sicurezza, dai. E abbiamo il Panterone Caicedo, Riccardo Soltì della Fiorentina, Luis Felipe della Lazio, poi abbiamo Zaza del Torino, abbiamo Cragno Portierone e l'ultima è Mandragora Supercombo. Eccoci pronti con il blister della Liga. E gli obiettivi sapete tutti quali sono, raga. Andiamo con il primo pack, dai, vediamo.
E abbiamo Munir del Siviglia, Raúl González, la leggenda del Real Madrid. Abbiamo Malsa, il classe 95. Abdon del Mallorca, Schieta, classe 96. E De Paul dell'Atletico Madrid. Pack dopo, vediamo. Abbiamo Maxi Gomez del Valencia, Aidu del Celta Vigo, Ronaldinho, signori! La samba si balla qua, Ronaldinho, veramente bellissima. Poi abbiamo Diego González, Butragueño del Real Madrid, anche lui leggendona, e l'allenatore del Getafe. Andiamo subito con il prossimo pack, vediamo. Partiamo subito con un Garcia dell'Osasuna e lo scudetto anche dell'Osasuna, molto bello. Poi abbiamo Jordan del Siviglia, Koundé del Siviglia, abbiamo Diaz, classe 96 del Villarreal, Peña sempre del Villarreal e basta. Dai con il prossimo pack, vediamo. Abbiamo Yeray dell'Atletico Bilbao, Melendo dell'Espagnol, scudettino del Valencia, poi abbiamo Miramon del Levante, poi abbiamo Horoyan del Cadiz e un giocatore del Getafe. Dai, per favore, un'altra leggenda, cosa chiedo di più? Abbiamo De Frutos del Levante, Pedraza del Villarreal, poi abbiamo Moleko, il classe 2001 del Mallorca, poi abbiamo Pino, classe 2002 del Villarreal, Moya, classe 98 e Alcaron, classe 99. Vediamo se ci porta bene questo pacchetto, per favore. E abbiamo Lejeune dell'Alaves, poi abbiamo Di Mata, classe 97 dello Spagnol, Gabriel del Valencia, Odriozola del Real Madrid, Baliu del Rayo Vallecano e un giocatore dell'Alaves. Packaging dopo, vediamo. E questa è bella potente perché è Rookie Impact Blanco, gran bel giocatore, fatemelo dire. Abbiamo un altro Rookie Impact, ma questa volta del Betis, Moriba, regà, questa è una rookie devastante, classe 2003, che si è già trasferito all'Ipsia. Poi abbiamo un Rookie Impact di Musa, però la vera rookie, quella dell'anno scorso, e l'allenatore del Levante. E Martin dell'Alaves. Terz'ultimo pack, vediamo se ci dice bene. Abbiamo Mikel Merino, Duarte del Levante, scudetto del Celta Vigo, Herrera dell'Atletico Madrid, Oscar Soler del Valencia e l'ultima è Casilla dell'Elche. Penultimo pack, vediamo se ci porta bene, per favore. Abbiamo lo scudetto dell'Atletico di Bilbao, lo scudetto del Siviglia, il classe 99 del Granada, Ocampos del Siviglia, Badia dell'Elche e l'ultima è Marcos Paolo, classe 2001 dell'Atletico Madrid. Non lo conoscevo onestamente. Andiamo anche con l'ultimo pack di questa raccolta che mi piace veramente tantissimo. Abbiamo il logo Panini per il 50° anniversario della Liga, veramente bellissima. Poi abbiamo l'allenatore del Granada, Pacheco dell'Alaves, un giocatore dell'Osasuna, Muniain dell'Atletico Bilbao, è un bel giocatore, e l'ultimo è un giocatore del Valencia. Raga, questo è tutto il bottino che abbiamo trovato finora. Queste due sono sicuramente quelle che mi fanno più piacere aver trovato. E con questa bellissima card di Donnarumma vi ricordo di sfondare il tasto like, iscrivervi al canale e vi lascio direttamente al prossimo video.